questo è l'agente del peggiore. Peggiore. Ma. Ci sono. Agente. Cosa fai? Cosa fai? Il cinema fai? Fai il cinema? Solo tu puoi fare il cinema? E io che faccio? Zio Renato, a te comprava il cono, quello pralinato, da 1000. E a me? E a me toccava quello da 3,50. Semplice. Vedrai, vedrai, vedrai che cambierà, forse non sarà domani, ma un bel giorno cambierà. Di Godard mi piace, i titoli di testa di Pierrot Le Fou. E basta. Truffò tutto e poi la grazia naturale di Valeria Golino, che però sta in America, dove fanno tutti questi film con i microfoni che entrano sempre in campo. Ho vinto 2 premi di bellezza nel mio quartiere. Ho fatto gli angioletti di Natale. La mia faccia non interesserà mai nessun regista al mondo. Ma no, Mirko, cosa dici? La tua faccia... La tua faccia... Sì, il mio film è la storia di un regista sotto pressione che decide di andare a riposarsi in una stazione termale. Sì, sì. Bello, bello. Originale. Ti è mai capitato di vedere un film in cui si fa pubblicità a un prodotto senza etichetta, tanto si capisce lo stesso cos'è? Cosa... Non ti seguo, scusa. Cosa intendi? Mi spieghi? Ma come cosa intendi? Grandi barattoli, fette di pane, grandi barattoli, facce sofferenti, crema di cioccolato che si spalma. Come non capisci? Sono innamorato di Valeria Golino. Voglio lei per il mio primo film. Voglio lei per tutti i miei film. Voglio lei. Sogno di incontrarla così, per strada, casualmente. Ma queste cose capitano soltanto a mio fratello.
Un amico mio di Napoli mi ha raccontato che per un concorso alla USL, 4 giorni prima, si è creata una fila tremenda. Stavano tutti lì, buttati, coi sacchi a pelo, le canadesi. Prendevano solo i primi 15. E se aprissimo un locale alternativo? Tipo cucina macrobiotica etiope. Ogni tanto qualcuno sveniva, non gliela faceva più, e c'era sempre pronto un altro a prendere il suo posto. Beh, perché, Giacinto? Non sei laureato troppo in fretta? E gli hanno fatto discutere la tesi un'altra volta? E meno male! Sì, tutti laureati a 20 anni. E poi? A 27 ci sposiamo. 2, 3 figli. E a 32? A 32 siamo già vecchi, come i calciatori. Avrei 4 biglietti per il Gilda, se... Non ho la cravatta. Non hai mai avuto la cravatta. Non avrai mai la cravatta. Sì, va bene. E allora? E allora? E allora cosa? Avrei preferito che non fossi salito, ecco tutto. Te l'avevo detto. Poi mi costringe a fare queste scene. Sembra che io sia una stronza. Stavo andando a dormire. Lettere d'amore sul portone. Dici che mi sogni tutte le notti. Mi telefoni la vigilia di Natale per farmi gli auguri. Ma che senso ha? Che senso? Senti, e chi sarebbe questo Stefano? Ma dai, su, che c'entra? Avrei voluto innamorarmi di te, ma è che non sono ancora pronta. Guarda che non è una scusa. Ho troppa paura di legarmi, di tornare a essere vulnerabile. Poi è giusto così, soprattutto per te. Che cosa? Per me? Per te? Ma che vuol dire? Che stai dicendo? Che stai dicendo? Siete così confuse, sempre a decidere del destino degli altri. No, guarda. Linda, che cosa sono, un gratta e vinci? Eh? Mi compri in un autogrill, vedi che cosa c'è sotto e poi mi butti via. So. Dai, vieni qui. Pronti? Motore? Partito, zitti? Stop! Chi è entrato in campo là? Pronti, motore? Sì, sì. Come, scusi, non ci sono i soldi? Ma che vuol dire? Ma se ieri eravamo pronti a girare, abbiamo tutto il materiale. Cosa? Una joint venture con gli americani? E che facciamo, Ben-Hur? Guardi che costo poco io. Sì. Eh? Se non c'è mio fratello non si fa? Dico, se non c'è mio fratello il mio film non si fa?
Allora sa che le dico? Che io in latino e greco avevo 8. Sì, e lui 5 e mezzo. E una volta è stato anche rimandato. Lui. E mi sudano le mani, mi sudano. Ve lo meritate? Ve lo meritate, però? E ve lo meritate, Nanni Moretti? E ve lo meritate, Nanni Moretti? Mi stringe nel silenzio che c'è, quegli occhi stanchi li punto verso il cielo e cambiano le facce però, gli stati d'animo no.